Signori, buon pomeriggio, benvenuti, benvenuti a Palazzo Mezzanotte, benvenuti in Borsa Italiana, benvenuti in Elite. Elite che cos'è? Elite è sostanzialmente qualcosa che nasce 6 anni fa in un momento di particolare tensione e difficoltà per l'intero sistema paese, come abbiamo detto poco fa, e che cosa si propone di fare nel momento più difficile forse delle ultime decadi. Di prendere il meglio del nostro sistema imprenditoriale e aiutarlo a crescere e a rendere ancora di più. Io credo che in Elite ci sia anche una cura, un'attenzione all'aspetto umano dell'imprenditore, al suo essere un sognatore lucido che non può essere taciuto e che sia parte del valore di questa esperienza e di questo successo. Primo gruppo delle 35 aziende, classe Elite di questo 12 novembre 2018. Michele Ferrero, il segreto del successo? Pensare diverso dagli altri e non tradire il cliente. Il secondo gruppo. Dobbiamo conoscere il terzo gruppo di imprese, di storie, che entrano in Elite oggi. Prego. Presidente di Eurosystem S.p.A. Presidente, buonasera e grazie. Grazie mille, benvenuto in Elite. Nel suo caso, invece, in che settore andiamo? Creatività nel software. Nel software, beh. Gianello Piccoli, presidente di Eurosystem S.p.A. Siamo nati a Treviso, siamo presenti in quasi tutta Italia, con delle filiali, con delle società che abbiamo acquisito. E abbiamo iniziato poco tempo fa un percorso, qualche anno fa. Esistiamo da 40 anni, il prossimo anno facciamo 40 anni di vita, quindi siamo una startup che ha 40 anni. Le tecnologie vanno a una velocità veramente alta, altissima, veramente. Ma soprattutto le tecnologie non sono fini a se stesse, devono servire per far funzionare meglio tutte le aziende che sono presenti. Consulenti che vanno dal cliente per capire e per portare tecnologia e innovazione. Ed è una cosa veramente importante. Ripeto, in 38 anni, 37 che faccio questo lavoro, sono 38 sono il prossimo anno, ho visto tantissimi passaggi generazionali, ho visto tantissimi miei collaboratori tornare a casa disperati perché non riuscivano a far capire al cliente il cambiamento, e devo dire che questa è la nostra missione. Quindi ci aspettiamo da Elite un percorso, una conferma, una consapevolezza che ci permette di capire che la strada che abbiamo intrapreso qualche anno fa, ingaggiando una delle Big Four sulla parte di visione contabile con la quale facciamo comunque i progetti industriali, è la strada corretta, perché nel nostro mondo abbiamo bisogno di personale veramente preparato. Questo sì. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. E continui con questa passione, rubo al gruppo di prima. Il concetto della passione lo trasmette anche proprio nella carica con cui ha raccontato, anche se in estrema sintesi, della vostra storia. E ancora una volta, fatemelo dire, viva l'Italia, grazie!